Buona ragazzi, ciao Ricche, bentornati qua su GTA 5. Allora, ho da poco, come dire, rapinato un carro attrezzi, mi stavo un po' cominciando a divertire, oltre ad averlo modificato un pochettino, stavo un po' provando cosa riesce a combinare. Volevo un po' provare, aia scusi, a trainare persino un camion. Guarda, ce la fa! Ma che roba! È pure potente, eh! Gli ho pure montato il turbo. Ma che roba, mo me lo porto in giro. Scusa, eh! T'ho sequestrato il camion! Ma dai! Cammina, no? È un peso pesante, non è che riesco a fare molta strada. Oh! Ma che roba! Ho sequestrato il camion, è mio! Lo portiamo al magazzino! Neanche so dov'è. Aspetta, mo lo parcheggiamo. Voglio provare a trainare quello con tutto il rimorchio. Ok, lo lascio qua. Vediamo se riesco a tirare pure questo. Ci provo, eh. Che ha detto la signorina? Non c'ho. C'era il proprietario sopra, neanche l'ho visto. Ah, per me è uguale. Ok. Se non gliene frega niente a lui, io me lo porto. Guarda, ci riesco pure! Oh yes! Diciamo che sono leggermente tirato. Sono leggermente tirato sul posteriore, però. Hai visto? Quando si rompe il motore, uno che fa? Se lo tira via, no? Ma c'ha le ruote bloccate? Ah no, cammino, girano, perfetto. Vediamo un po' così. Oh yes, tutto mi è sequestrato perché era in divieto di sosta. Fa un po' fatica, eh. Ok, dai, va bene, vai, lo lasciamo qua, poverino. Lo parcheggiamo qua, non lo lasciamo in mezzo alla strada. Ora però viene il bello. Ora viene il bello. Allora, signora, signorina, prego, prego, s'accomodi, le do un passaggio. No, perché? Si sono buttati! Aspetta! Ne è rimasto uno? Alla fangu! Ma guarda quello, fochinesso a me mi ha detto! Oh, c'è una signorina credo dietro, guarda! Sì, c'è una dietro, mi pare! Oh, guarda questo che mi deve so... Oh, mi scusi! Credo scusa, non l'ho fatto più o meno apposta! Ora ci divertiamo con sta tipa. Scusa. Oh no. Si è staccata. Signorina, mi dispiace per la macchina. Non volevo. Posso ancora trainarla? Oh beh. Ok, direi. Che. Oh, che cacchio è? Oh, che vuole quello? Che era la ragazza, la sua fidanzata. Non ho capito. Che gli ho fatto di male? Madonna, ma insegue, ce l'ho con me. Tu pezzo di merda, ce l'ha con Nick, ma come osa? Dov'è? Dov'è? Cosa? Oh! Cosa crede? Che cacchio è successo? Oh yes! Oh cavolo! C'è la polizia alle calcagna, ma sai che qualcuno si è incazzato perché ho distrutto la macchina, ma che ne so? Motociclisti incazzati con me! Ok, qua siamo al sicuro per il momento. Solo una stella, niente di che per Nick, dai. Mi stavo divertendo un po', devo dire. Che gliene frega a loro di quello che faccio con le macchine degli altri, no? Voglio dire. Ah, lì c'è il treno. Eh? Ah, stanno parlando tra di loro, pensavo. Non avevo mai ascoltato le discussioni che si fanno queste alla radio. A capirci qualcosa, eh? Oh mamma! Ok, diciamo che sono un po' sbilanciato. Sono leggermente sbilanciato. Ovviamente l'albero non poteva che esserci. Ma li becco sempre io. Il bello che li mettono sempre dove passo io.
Ok, no, no, no. Sì, 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 ce l'ho fatta. Ora, ok, ci siamo. Allora, caro. Scusa, ma porcaccia. L'hai lasciato in divieto di sosta. E io me lo porto. Ma che cacchio. Ci riprovo. Piano pure. Perché non funziona? Oh, vediamo. Ci siamo. Oh, ecco qua. Allora, lo ha lasciato in un posto che chiaramente non poteva lasciarlo lì. E noi lo sequestriamo, anzi lo buttiamo fuori strada, famo prima. Ok, chiedo scusa. Va, 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 va. Però è piccolino, ma ci sa fare sto coso, eh. Avanti, quel tipo non mi piace. Adesso ce lo... Adesso gli sequestriamo la macchina, va. Anzi, facciamo questo. Oh, oh. Ok, amico mio, la macchina è mia. Che è che dici? Vediamo se riesco a combinare qualcosa. È un po' pesante sta macchina. C'è lo sbirro! Signor sbirro! La macchina fa un po' pena. Vediamo se riesco a buttarla da qualche parte. Oh cavolo! Ops! Mi è caduta di sotto. Mi sa che il proprietario sarà un po' incavolato. Va bene, dai, allora. Oh my god, che hai visto un carro attrezzi, che è? Mambo Jumbo, ma che cacchio che dice questo? Mambo Jumbo, cingato. Ok, allora. Volevo fare, ragazzi, oggi un'altra missioncina di Trevor, giusto per completare le missioni secondarie. Sto coso non ce la fa più a spingere, cioè a spingere. Siamo a velocità massima, volevo dire. Che oh, mi stanno salutando tutti, mi vogliono bene. C'è la gallina delle uova d'oro. Oh cacchio, scusa. Ok. Ok, siamo qua. C'è una... Codarda a me! Ah, lo dico io, aspetta. Cos'è che hai detto di me, pezzo di... Ah. Ehi! Ma chi è questo? Non lo conosco. That must feel good. What a proud patriot you are. So, questo è sempre quello della polizia, ho capito. Out, stupid man. Stupid man è chi? My family has been here 200 years. Oh. I'm more American than you. Not that's anything to boast about. Well, I'm sorry. Yeah, mi dispiace anche a me. Well, at least you got paid. Yo, don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Old man. Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. I spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies. Civil lui piace man. Socializzare. Fuck you! Yeah. You wanna fucking die? You don't scare me. C'ho l'arma dorata, ma che bella! A great debt. What? Our land is no longer safe. It's not my fault. E che razza di caricatore che c'ha? Gli esce pure di fuori. Clean it up for me. Your choice. And no. I will not
give you one cent. Vabbè, non me ne frega niente, c'ho 27 milioni in banca, non è che è un problema. Che me ne faccio dei cent? Mamma mia. Uccidi Joe e Joseph! Devo ammazzare i due falsi sbirri. I due sbirri. Va bene, ho capito, non è un problema. Ammazzare due falsi sbirri, che c'è? Il mio bel C4. Ops, ho sbagliato. Non dovevo lanciare. Ok, problema è meno. Ho sprecato una bomba adesiva per sbaglio. Ma fa niente, ne abbiamo 9. A me me ne bastano 2. Vediamo un po'. Dobbiamo andare ad uccidere Joe e Giuseppe, Giuseppino e Pasqualino. Hey Joseph, why don't you try that on me? Scusa Joseph. From the gene pool. Chi è qua? Oh, you just made this real easy. Boom! Civil Border Patrol disbanded. Uh-oh. Chiedo scusa. Tutto qua? Così difficile? Chi la fa? E chi la fa? Che ne so, quando va uno in bagno la fa, no? Però non so chi di preciso. Chi la fa? Boh. Adesso non lo so. È una domanda a cui non so dare una risposta. Woohoo! Ok, dai, era una missione proprio da 2 lire, ma facile facile. Vediamo se ce n'è un'altra. Oppure sprecato il mio bel carro attrezzi per questa missioncina da 2 lire. Vabbè. Ah, ok, ci stanno delle missioni, ma stanno proprio molto lontano. Se becco un taxi magari mi ci faccio portare. Vediamo se magari riesco pure a ribeccare il mio carro attrezzi. L'avevo pure pagato non poco. Guardalo là! No, non è il mio. Chiedo scusa. Ma la pago la posta. Sì, come no. Non c'è più il mio carro attrezzi, se lo so fottuti. Vabbè. Allora, vediamo se riesco a beccare un taxi. Questo si tiene il camion parcheggiato a casa. Ok, allora, cacchio, la macchina dei morti pure, ok. Oh, aspetta. La macchina dei morti. Magari c'è pure la bara dentro, wow. Andiamo a seppellire un morto. C'è la bara. C'è la bara, che bello. Andiamo in giro, va. Posso buttare la bara? No. Ok. Ma quasi, sai che faccio? La vado a pompa sta macchina. Andiamo a fargli una bella modifichina, va. Che è molto bella. Ragazzi, se ne volete regalata una o no, oppure... Ma insomma, comunque, se vi va magari di fare un giretto con questa macchina... Quasi tutti mi diranno, no Nick, guarda, lascia stare, no, giri questa macchina, no, hanno tutti da fare. Ok, allora vediamo un po', qui dietro c'è il carro attrezzi, il fidato carro attrezzi, vediamo se riusciamo a dargli una bella pompata a sta macchina, giustamente la pompiamo, la pompa funebre. What's wrong with her now? È un wrong, non lo so, c'ho il morto. Armatura, sì, dai, freni, ma pompiamolo, ma che ce ne frega. Fari all'oxino. Targhe, no, verniciature. Beh, nero è brutto, sa di morto. No, è brutto, brutto. Facciamo metallizzato, facciamo un colore più allegro. La facciamo rosso formula, dai, ma che bella. È più allegra così, no? Sembra una macchina dei morti, altrimenti. Trasmissioni. Turbo. Visto? More speed, così portiamo i morti più velocemente nel loro posto sacro. Vi voglio poi la gente che mi dovrebbe seguire a piedi, invece se la fa correndo. Se ce la fa, se non gli manca il fiato. Non c'è niente di meglio, dice, che farsi l'ultimo viaggio con sta macchina. L'accessori, guarda, antiproiettile perché non si sa mai. Sì, fumo rosso. Che gli manca? Finestrini. No, e poi non si vede la bara, è brutto. Ok. Oh yes, la mia nuova macchina. Oh yes, si va subito al Camposanto.
Non delle automobili, eh. Woo! E vai, fate passare a Nick che c'ha fretta, deve consegnare un morto. Fate passare! Non c'è me! Oh mamma! Ok, tanto stavo mandando al camposanto, però ci stiamo portando a Trevor. Io lo stavo portando, non ve l'avevo detto, stavo portando Trevor al camposanto, ok? Ci è arrivato subito questa macchina. Cioè, io ho messo armatura, io ho messo di tutto, ma porcaccia della miseria, le cinture di sicurezza, perché non gliel'hanno messe? E quest'ora si salvava la vita, l'airbag, un mucchio di soldi spesi in quella macchina. L'ho pure persa, guarda, è pure triste Trevor che non ha potuto consegnare quella bara. Sono incazzato proprio, guarda, non ho potuto consegnare la macchina, non ti dico quanto sono incazzato. No, ma perché sei incazzato pure tu? Ok, dai, va bene. Ai, mi fai male! Ah, avanti, forza! Oi, pezzi di merda! Oh, grazie per i soldi, ne ho bisogno perché ne ho persi tanti in quella macchina da 2 lire. Dammi la macchina! Bella sta macchina, dammela! Quasi quasi la vado un po' a pompare, va! Spero che non porta sfiga a pompare ste macchine, perché ultimamente, parliamo degli ultimi 2 minuti, sono morto dopo aver pompato una macchina. Cavolo! O forse porta male che... Ok, aspetta. È apparso qualcosa. È interessante. Chi? Chi ti ha rubato? Cosa? Dove? Signorina. Un attimo. Non è che faccio quel che posso, no? Ehi, tu, vieni qua! I soldi! Dov'è? Chiedo scusa, non volevo disturbarvi mentre lavorate. Scusa, 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 scusa. Non c'hai P, non c'hai P, non c'hai AP, non c'hai AB. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Avanti, stai calmo, dai, fatti un riposino sotto la macchina. Oh, non barare però. Ah! Uda! Avanti. Sono rimasto incastrato. No, non mi sparate, prego. Ma guarda che sfiga, oh. Siente, bello, non è che ci voglio restare dietro tutto il giorno. Gli sparo con lo storditore, non lo voglio ammazzare, sono contro la violenza. Siente, che dobbiamo fare, ah? Fermoli! Pezzo di merda. Pezzo di merda. Stai giù! Signorina, ecco il portafoglio, guardi, mi dispiace tanto per quello che è successo. Hello. Mazza, signorina! I find myself suffering from a momentary attack of good. Sono affetto da un momentaneo, affetto. E poi non so che cavolo c'è scritto. Ma figurati, comunque signorina, mi raccomando, spendesse meno i soldi perché già, insomma, ne ha messi abbastanza nei fianchi, ok? Ok, sono rimasto senza macchina un'altra volta. Che bello, c'è una tannica di benzina. Ce l'ho già? Eccola qua. Ma quanto è bello avere la benzina. Poi questi tempi che il petrolio è calato, ma la benzina non tanto. Però in America costa di meno, quindi non, no, scusa, non è un problema se ne usiamo un pochettino. Oh, aspetta! Aia! Pezzo di merda! Ai! Non hanno rispetto per gli anziani, mizzica! Un'altra volta! Oh, signorina, neanche scende a dire poverino ti sei fatto male, pezzo! Guarda che schruz! Ah, ora mi dice su tutte alright! Oh, lo dico io se è alright, aspetta! Aspetta che scelgo! Non è neanche alright! Ah, quante proiettili c'ha sta pistola, oh! Sì, vabbè, oh! Autodifesa era, ok? Woo! Headshot! Ok?
Inizia che arriva la polizia. Arriva la polizia, ma che ho fatto di male nella mia vita per meritarmi questo? E finalmente dopo 3 ore l'ho colpito, eh. Ok, mo se non me ne vado di qua, se mette male per nicchie. Vado via, chiedo scusa, chiedo scusa. Minchia, me sparano queste, oh. Ok. Ok, ma che ho fatto? Ho fatto una fesseria? No, no, non ho fatto una fesseria, no. Era tutto programmato sin dei minimi, fini, minimi dettagli, una roba simile. Però qualcosa di leggero è andato storto. Si è messo pure a piovere perché porta. Ah, oh, sto paese porta a sfiga. Non sto a fare altro che morire, ok? Va bene. Purtroppo la vita è così. Oh no, l'ha trovata la polizia, neanche il tempo. Hai visto che roba? No, è una signora, non la picchio. Cos'è che hai detto? No, no, cos'è che hai detto che non l'ho sentito? Au! Hai visto come faccio le capriole, signora? Signora, guardi come faccio le capriole. Guardi, 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 lei le sa fa. Ah, ma anche lei le sa fa. E perché non me l'ha detto prima? Le facciamo insieme? Senti, tu scendi da sto camion di... Guarda che ti spacco il camion, eh? Te lo ammacco a pedate, guarda che roba. Te lo faccio... Oh, ma guarda questo irrispettoso. Senti, cos'è sta storia? Io me ne vado, eh? Tu non sai salire, tu non sai salire. No, scendi, no, non scendo. Anzi, sai che faccio mo, guarda. Che bello, mi diverto. Guarda, la faccio grossa. Ci piscio sopra. Cioè, ci piscia lui. Ok? Woohoo! Ma ci divertiamo! Succederà un'esplosione favolosa. Boom! Hai visto? Qualcuno si è incazzato, mi sa. Qualcuno non è d'accordo con i miei metodi! Rallentatore, corro! C'è qualcuno che non è d'accordo con i miei metodi molto raffinati? Oh, ma a dire se muoiono sti scessoni! Non muoiono mai! Ecco, vedi? Accendi sto coso, grazie! Fate passare, c'è la... sì, c'è l'ambulanza! Ci stanno i pompieri, pompieri, pompieri! Fate passare i pompieri! Fate passare i pompieri! Avete bisogno di una lavata alle macchine? Izzica, dai, fatemi lavare, che siete sporchi! Ma guardate dove va... No! No! Merda! Che culo, che culo! Ah, va quel paese, ma non me ne va una bene oggi, oh! Ma mi vado a incastrare ovunque! Ehi, vieni qua, mi piace il tuo carretto! Mi piace, me lo presti? Grazie! Questo era un regalino! Era un confettino! Ehi, cos'è? Ha detto cocksucker a me! Cocksucker, ci sarà tua sorella, ok? Avanti! Dove vai, scusa, il camion qua! E fuggone. Ah, che paura! È un uomo cattivo! Boom! È successo niente. Molla sto coso. Ops. Chiedo scusa. Oh merda. Ah, polizia, 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 polizia. Cavolo. Polizia, polizia, polizia. Municipale, municipale, municipale. Ho perso qualcosa. Ok.
Niente di che, qui teoricamente c'è una stradina che mi porta non so dove. Forse più sopra? Prendiamo questa stradina ina. Ok, di qua è molto tranquillo e sicuro. Va bene. Di là passa il treno. Ottimo posto per seminare quello che ho già seminato. Neanche... Ok, c'è ben poco da seminare. Va bene. Oh, è uno dei posti più tranquilli al mondo questo, ragazzi, ve lo assicuro. Mica c'è bisogno di guardare avanti, no, io guardo dietro. Ok, non c'è nulla di pericoloso. Mi sembra un po' stretto sto posto. Oh, mamma. Mamma! Morirò! Ehi! Oh, shit, ho capito. Possiamo andare dall'altra parte. Mizzica, granate! Oh, merda! Beh, sono ancora vivo. Aia! No, sono sceso dalla macchina senza aprire lo sportello, oltretutto. Non serve. Non serve. No, non serve. No. No, non è che serve aprire lo sportello, basta che esci e ti fai mettere sotto da un treno, è più semplice, no? No, ti prego, non dirmi che sono rispawnato, come si suol dire in certi giochi, no? Al solito posto, mamma mia, ma che... Ah, ma che ci ho fatto, un abbonamento? Ma che c'ho l'abbonamento con sto ospedale io? Oh, ci ho fatto un contratto, ma tanto oramai... Signorina! People today. Vedi, deve essere la ragazza di prima. Gli ho detto di mangiare di meno, che c'ha i fianchi. E lei che c'aveva in mano, vedete? Aveva una ciambella. Sarà che suo padre è uno sbirro. Vabbè. Dettagli. Buongiorno ragazzo, tutto a posto? Ah, ma che, ti sei fatti i tatuaggi? Look, I'm a highly paid legal professional, but I can leave all that shit behind and show you some real street sweat. Sarai pure professionale, però stai fumando, non stai lavorando. Che c'è? Non ti piace se ti dico che stai lavorando? My trainer would be so proud of you. Ma mi avete fatto incazzare! Oh, pure così? Oh, pezzo di merda. Ma ha fatto un cazzo, ok? Oh, non serve a niente sta modalità, ma ammazza lo stesso. Guarda, senza sta modalità era pure meglio, ok? Vediamo un po' questi tipi. Ah, ma sembra la polizia, ma non c'hanno niente di meglio da fare questi. Scusa. No, stavo scherzando, io sono molto socievole. Mi piace aiutare i buoni e ma non i cattivi. Cos'è sto coso? Oh, messi sbirri, ma mi hanno proprio rotto i cosi, ok? Cos'è sta? Ah, questo è un taser, ok. Oh, ma taserare la polizia deve essere figo, no? Sì, lo devo beccare a un centimetro. Sono armato di taser! Sono armato e pericoloso! Move! Sì, Diablo! Guarda, questo è GTA, non è Diablo, ok? Mi sembra che siamo su Diablo. Motherfuck you! Ammazza tutto, ma ammazzo! Sono incacchiato nero. Allora, vediamo un po'. Dovrei avere qualche arma più figa da qualche parte. Oh, ho voglia di fare un po' di casino prima di finire la questione, insomma. Ma io odio gli elicotteri, uffa! Barano, cittano, venite insieme, morirete insieme. Anche tu. Ma che cacchio. Oh, un'altra volta. Oh cacchio, questi sono troppi per i miei gusti. Ok, è down, e ciao. Andiamo, va. E basta. Quanto siete...
Egoisti! Tutti contro uno, uno contro tutti! Inizia che quello spara, ce l'ha con me! Ai! Alle spalle! Ok, dai, tanto avevo fatto l'abbonamento, quindi rinasco qua, quanto è bello! Mi piace, ho fatto l'abbonamento. Anzi, ho visto che è da un po' invece che registro, ragazzi, mi devo fermare, altrimenti per caricare sto video ci metterò 20.000 anni. Allora, ragazzi, io vi saluto, mi ero dimenticato di dirlo all'inizio, ve lo dico adesso, ragazzi, buon anno a tutti, scusate, non ci ho pensato. Buon 2015 a tutti, io allora, ragazzi, vi saluto, ci beccheremo presto in questo anno. Ci beccheremo. No, insomma, vabbè, ci beccheremo molto spesso in questo anno, ovviamente. Niente, fatti questi auguri, ragazzi, vi saluto, ci becchiamo presto, già l'ho detto. Se vi è piaciuto il video, spero in un pollicione in su. E spero in tanti pollicioni in su quest'anno, devo dire. E non rompere l'anima che sto parlando con i miei iscritti e anche non. Quindi, raga, io vi... Oh, l'ho ammazzato, mazza, con un pugno, sto diventando veramente molto forte. Vabbè, insomma, vi saluto, ragazzi, ciao!